informarsi per informare. Allora ragazzi, dobbiamo pensare ad una nuova puntata di Informarsi per informare. Davvero? Eh sì, bisogna farlo. Dico, Lorenzino, che si sta facendo qui? Stiamo parlando di monete. Gli euro non sono tutti italiani. Per esempio, questi sono 5 centesimi spagnoli. Vedi, con la chiesa... Ho capito. Sì. Ecco, però, è questa qui che mi interessava a me. Bellina questa... Questa è la croce di Malta. Ah, è la croce di Malta. Malta? Malta, è un Malta. Euro maltese. Ma Malta è un'isola del Mediterraneo, vicino... Dove c'è Cipro? Vicino a Cipro, no? È vicino no, a sotto Cipro. La Sicilia. È sotto la Sicilia. E c'è anche un fuso, c'è anche il fuso orario, sicché non può essere... Però è sempre un'isola del Mediterraneo, sì. Vicino a Cipro. E riguardo a queste monete a Cipro, cosa sta succedendo? Avete letto un po' i giornali? Avete allora, abbiamo saputo, stamattina ho sentito Rai Radio 1. Sì. E diceva che a Cipro è successo uno scandalo da urlo. Uno scandalo da urlo? Voi ne sapete qualcosa? Sì. Sì, cosa è successo? Tipo una bancarotta. Una bancarotta. Diciamo che la banca centrale, diciamo la comunità europea, ha dato dei soldi richiesto a Cipro il reintegro di qualcosa e le banche vogliono fare una tassazione, prelevare da tutti i conti un X% e quindi hanno chiuso le banche. Ma loro odiano la Germania, un razzismo forte. Insomma, è un problema di tutti, successo, problema bancario. È successo anche qui in Italia, se non sbaglio. E cosa è successo in Italia? A Monte dei Paschi di Siena è stato un po', sono stati un po' ladruncoli. Un po' ladruncoli? No, i ladruncoli, quelli che si divertono a rubare. Quelli che si divertono a rubare. Ne sapevate qualcosa voi? No, non ne sapevamo. Del Monte dei Paschi? No, mai. L'hanno scritto tutti i giornali. Tutti i giornali ne hanno parlato, però. Su tutti i giornali in prima pagina. Davvero. Però lo sapete che il governatore della Banca d'Italia... Ignazio Visco, ma sapete tutto? Ignazio Visco. Ci puoi dire chi è questo Ignazio Visco? È il governatore della Banca d'Italia. Ha fatto una conferenza all'Accademia dei Lincei. Cos'è questa Accademia dei Lincei? Allora, a questo punto dobbiamo chiedere alla nostra Giulia se ci aiuta e se ci fa una ricerca velocissima su internet e ci spiega che cos'è l'Accademia dei Lincei. Perché lo voglio L'Accademia dei Lincei è l'accademia più antica del mondo. Tra i suoi primi soci faceva parte Galileo Galilei. Abbiamo qui 10 centesimi belghi. Lo so, perché a te piace tanto andare a giro, vero? Ragazzi, per l'Europa, dimmi. Ma secondo voi, con questa crisi, i soldi vanno risparmiati o spesi? No! Vanno risparmiati! No! Certamente. No, bisogna risparmiare. E bisogna stare attenti alle banche. Allora, sempre parlando del Visco che ha fatto questa conferenza, perché non ho finito il discorso, l'8 marzo, ma sì. Non era la festa delle donne? Vabbè, però l'8 marzo, fatemi finire, ha detto in questa conferenza che l'attività finanziaria è un'attività che storicamente è considerata moralmente ambigua. L'ha dichiarato lui, ha fatto addirittura esempi da Aristotele, a Solone e a Gesù Cristo quando dice ha buttato fuori dal Tempio i mercanti. È questo rubacchiare, ma come si fa secondo voi a far sì che le banche siano che non rubino? No, allora, si può fidare delle banche, l'Italia deve. Sì, si può fidare delle banche. C'è la banca. Devono essere protette. Bisogna proteggerle e controllarle. Sì. Da questi corrosori. Corrosori. No, da questi corrotti. Corrotti. Allora che si fa? Come facciamo? La nuova puntata? Andiamo a scoprire i servizi della Banca d'Italia e come fa. A Roma dobbiamo andare. No, è a Firenze. No, è anche a Firenze. In via dell'Oriolo a Firenze. Allora sì. Andiamo, si può partire. Siamo d'accordo? Sì. Siamo d'accordissimo. Partiamo? Andiamo. Andiamo a vedere com'è fatta, andiamo a vedere se ci sono i cavò che conservano tutti i soldi. E come fanno soprattutto a controllare le banche. Benissimo, allora diamo arrivederci a tutti i nostri amici. Arrivederci. Nuova puntata di informarsi per informare. Vai. E controllate che le recinzioni laser siano attive per proteggere la banca.
Eccoci qua, siamo in via dell'Oriolo, al numero 39, proprio davanti al palazzo della filiale fiorentina della Banca d'Italia. Mi, che bel palazzo! È veramente imponente! Avranno da proteggere i soldi nei cavò? Ma scusate, non sarà perché la Banca d'Italia ha una lunga storia? La Banca d'Italia è presente sul nostro territorio con 58 filiali, nei capoluoghi di regione e in alcuni di provincia. Qui siamo sulla terrazza della Banca d'Italia della sede di Firenze. Le filiali curano il servizio di tesoreria dello Stato e svolgono anche compiti di vigilanza bancaria e finanziaria. Svolgono anche attività di vigilanza in materia di circolazione monetaria. Si occupano dell'emissione nel circuito delle banconote in euro. E offrono il servizio di sostituzione di quelle delle banconote danneggiate o decapitate. Soldi, 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 tanti soldi, beati siano i soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià, e a piedi scalzi se ne sta. Viva i soldi! Vai. Siamo venuti qui ad informarci, infatti, come si fa ad informare senza informarci? E quindi, con l'aiuto del direttore e dei funzionari della Banca d'Italia, cercheremo di scoprire come è fatta e come funziona. All'interno della filiale Firenze Banca d'Italia, con noi abbiamo il dirigente della Banca d'Italia, filiale di Firenze, il dottor Vincenzo Umbrella. Buongiorno. Buongiorno. Ora che la Banca Centrale Europea, no, che io non so dove sia, ci sono gli euro e non più le lire, a che cosa serve la Banca d'Italia? Bene, bella domanda. La Banca d'Italia ha ancora alcune praticamente conserva tutte le funzioni che aveva prima. Innanzitutto, nell'ambito della Banca Centrale Europea, partecipa alle decisioni della Banca della BCE per l'intera Europa. E conserva all'interno la funzione di regolare la circolazione monetaria. Noi stampiamo una parte degli euro e poi li distribuiamo naturalmente alle banche che ne hanno necessità. Facciamo la vigilanza sulle banche. Esercitiamo la vigilanza sulle banche, svolgiamo l'attività di tesoreria provinciale dello Stato e poi inoltre svolgiamo l'attività di ricerca economica, che è molto importante in questo momento. Dottor Vincenzo Umbrella, ci può spiegare i servizi che offre la filiale della Banca d'Italia? Ecco, i servizi che abbiamo detto sono sostanzialmente questi. Noi ancora facendo la tesoreria dello Stato effettuiamo i pagamenti e incassi per conto dello Stato, che oggi in gran parte si fanno per via elettronica. Inoltre, nell'ambito sempre dell'intera Europa, gestiamo complessivamente i movimenti di contante, i movimenti di assegni, i movimenti di conto all'interno dell'intero sistema europeo. Per esempio, se lei fa un bonifico a favore di un cliente, a fine giornata noi controlliamo e gestiamo il fatto che tutti i pagamenti arrivano al posto giusto all'interno della stessa giornata. Quindi a fine giornata non ci sono debiti e crediti nell'ambito di questa attività, che si chiama di compensazione del... Sì. Dottor Vincenzo Umbrella, in questo periodo di crisi si parla tanto della possibilità di tornare alle monete nazionali. Ma secondo lei potrebbe essere possibile tornare in Italia alla lira? Naturalmente è possibile, forse, ma altrettanto naturalmente non è conveniente, perché tornare alla lira implicherebbe la svalutazione della moneta. Torneremmo
a meccanismi che non esistono più. Dico teoricamente è possibile, ma il trattato della Unione Monetaria non prevede, non ha delle norme che prevedono l'uscita dall'euro. Cioè l'euro a oggi è una scelta irreversibile. Ma è vero che la Banca d'Italia, come la Banca Nazionale, ha delle riserve auree ingentissime, fra le più grandi del mondo? Che effetto può avere questo sulla nostra economia? Questo è vero, Banca d'Italia conserva riserve auree molto importanti, siamo effettivamente tra i paesi che ne hanno di più. Queste le riserve auree sono sostanzialmente di tutti gli stati europei, sono a garanzia della solidità dell'euro. Ma secondo lei, con lo scandalo Monte dei Paschi di Siena, la Banca d'Italia non poteva accorgersene prima? Siamo sicuri che tutti abbiamo fatto il loro dovere? Sì, siamo sicuri che tutti hanno fatto, che noi abbiamo fatto il nostro dovere. Però su questa questione preferirei non parlare, perché non è di mia competenza. Dottor Vincenzo Umbrella, la salutiamo e arrivederci al prossimo informarsi per informare. Grazie, buona giornata. Questo è l'albo dei direttori della Banca d'Italia. Il primo è il cavaliere Antonio Monghini, che nel 1865 ha aperto la Banca d'Italia. Proprio qui da noi a Firenze. Quando Firenze è stata capitale d'Italia, questa era la sede di Banca d'Italia di Firenze. Siamo qui all'ingresso, proprio davanti a questa bellissima statua di Camillo Benso, conte di Cavour. Siamo curiosi di sapere com'è nata la Banca d'Italia e perché. Proprio una bella sede. È vero, sì, questo è un palazzo storico della Banca d'Italia, inizialmente Banca Nazionale nel Regno d'Italia. Prima questo stabile era di proprietà della famiglia dei Pazzi, quindi dal giardino della famiglia dei Pazzi fu edificato su un progetto dell'architetto Cipolla questo stabile dedicato alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia nel 1871. Un palazzo importante? Sì, importante appunto perché ospitava la Banca d'Italia, che all'epoca dell'unità italiana era proprio qui che aveva la sua amministrazione centrale. Dottor Marco Pannelli, puoi parlarci della storia di questo magnifico palazzo? E come abbiamo detto, la storia è questa: nel 1871 l'architetto Cipolla ricevette l'ordine di costruire un palazzo sontuoso per ospitare sopra gli appartamenti del governatore della Banca d'Italia e sotto gli uffici amministrativi della Banca d'Italia. Ci affacciamo sulla via principale, via dell'Oriuolo, l'ingresso principale. Abbiamo anche un altro corpo di origine quattrocentesco, ancora più antico, che da su Borgo degli Albizi. Tutti e due sono collegati attraverso una costruzione postmoderna che attualmente ospitano gli uffici amministrativi di segreteria. Ecco. E come mai hanno fatto questa scala a forma di girandola? Per dare un'importanza e una sontuosità al palazzo. Questa scala è magnifica. È vero, è proprio una bella scala. Ma al primo piano che cosa c'è? Allora, al primo piano ospitiamo gli ambienti di direzione, quindi la stanza del direttore, del vice direttore, del segretario, nonché un bellissimo salone del consiglio dove si tenevano le adunanze dei consiglieri della Banca d'Italia. Mentre al secondo piano abbiamo l'attuale sala del consiglio di reggenza, mentre invece quando fu costruita nel secondo piano c'erano gli appartamenti del direttore della Banca d'Italia. Ma ci sono tuttora questi appartamenti?
Tuttora no, al secondo piano abbiamo gli uffici di vigilanza, vigilanza bancaria, e un salone adibito a conferenza, appunto. Grazie. Abbiamo visto la Banca d'Italia, i suoi servizi, la sua storia. Ma questa profonda crisi! E chissà cosa non ha funzionato?